Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccolo qui, caro Marco Camisani Calzolari. Ben tornati al Pronto Soccorso Digitale, quindi una rubrica proprio per scoprire, imparare a scoprire l'universo mondo virtuale. Però prima di scoprire quali saranno gli argomenti di cui parleremo tra poco, vi ricordiamo che potete scriverci su unomattinainfamiglia@rai.it oppure su Twitter o su Facebook andando sulla pagina Mattina Rai 1. Marco, allora, come apriamo l'attualità digitale di oggi? Perché oggi ho intuito che si tratta comunque di uno strumento che, beh, in qualche modo cambierà le nostre vite. Perché no? Se si usa correttamente, sì. WhatsApp ha introdotto da ormai un po' di tempo, ma ormai è diventata cosa comune, la possibilità di geolocalizzare, ovvero di sapere dove sei tu e dove sono i tuoi amici. Però sei tu che scegli, no? Okay. Quindi puoi anche decidere di condividere la tua posizione con gli altri. Per esempio, ci troviamo più tardi in centro e diventa, una volta era anche con i cellulari, ma dove sei? Sto arrivando, sei, ma in sì. che angolo? Quale angolo punto? Qua, angolo esatto. qui, angolo là. Invece adesso è condividimi la posizione, oppure lo fai regolarmente e automaticamente gli altri sanno dove sei. Peraltro, adesso vi faccio vedere, si apre una qualunque chat di WhatsApp, adesso ne ho aperta una qui con Annarita Cammarata, la nostra autrice. Faccio più qua, vedi, e scelgo posizione. E nello scegliere la posizione perché lei l'ha condivisa con me, io faccio un'ora, posso scegliere, e non puoi per sempre, quindi dopo un po' scade comunque, per cui sei sereno che al massimo per un'ora ti vedono e automaticamente, mentre io condivido con lei, posso vedere dove si trova. Per cui, ecco, questi qui siamo noi due, per esempio, noi siamo in studio e lei è qui dietro le quinte e vedo che è proprio qui dietro, quindi sappiamo dietro, la tua posizione esatta, sappiamo, se ci stai seguendo, Annarita. E questo è un buon modo per incontrarsi con gli amici in modo più facile e moderno. Ottimo, direi che sia un cambiamento importante, sicuramente non c'è dubbio, speriamo solo che non ne venga abusato, perché se no la fiducia dove la mettiamo? Giusto. Ecco, però adesso passiamo al nostro sportello digitale. Allora, lo sportello digitale è importante perché oggi il digitale crea anche tanti nuovi posti di lavoro. E quindi ci sono proprio tante posizioni dedicate a questo mondo, quindi chi impara a fare il web marketing, servono posti di web marketing, ovvero che si occupa di vendere prodotti o servizi e di fare in modo che il mercato poi li compri e avanti così. Ad esempio, vi faccio un esempio, un sito che si chiama digital-coach.it, nella sezione offerte di lavoro vedete che quel sito è proprio fatto prevalentemente di offerte di lavoro nel mondo digitale. Pensate che in un momento in cui magari manca un po' il lavoro, ci sono alcuni ragazzi disoccupati, nel mondo digitale ci sono tante richieste di posti che tuttora non sono occupati perché c'è molta richiesta e poca offerta. Beh, quante informazioni utili che si dispensano, sono veramente soddisfatta, però invece delle informazioni fasulle, di quelle io, quelle Marco, non ne sento proprio la mancanza, però è il nostro compito fare chiarezza, quindi qual è la bufala di oggi? Allora, la bufala di oggi sono le piramidi con la neve. Gira sempre questa fotografia con le piramidi con la neve. È ricaduta la linea? È ricaduto il cellulare di Marco. Sono le tasche che sputano cellulari, ecco, come se piovesse. Allora, in sostanza, queste piramidi che vedete qui sono innevate. Questa foto non è vera, ma non perché non abbia mai nevicato intorno alle piramidi. Nel 2013, dopo 112 anni che non nevicava, ha nevicato. Okay. Però la foto non era questa qua. C'è una foto dove si vede un filo di neve in alcuni punti, ma le piramidi certo non hanno trattenuto la neve e non si sono, come dire, non si è fermata in quel modo. Quindi è una bufalaccia che circola troppo spesso. Beh, questo è veramente difficile da prendere in considerazione, però c'è chi ci ha creduto. Vabbè, comunque alziamo le mani. Rifacciamoci invece con un bel video curioso. Dove ce ne andiamo oggi? Guardate queste riprese straordinarie, te le faccio vedere, perché in pratica sono, vedi, molto belle. Una volta fare riprese di questo tipo bisognava spendere un mucchio di soldi, usare gli elicotteri, mentre adesso con i droni guardate cosa si può fare. E quindi
quindi vedi, sono riprese incredibili che oggi si fanno con droni da poche centinaia di euro. Senza arrivare a questa qualità ne puoi spendere anche meno. Bisogna ovviamente sempre ricordarsi, come abbiamo detto tante volte, che i droni non possono volare in certe aree, per cui non provate a fare questi esperimenti senza informarvi prima, ci vuole una patente speciale quando sono più grandi. Però hai visto quante, no, che ripresone, robe che solo qualche anno fa, no, i registi avrebbero... Beh, avrebbe proprio voglia, no, di tuffarsi in questo mare colorato. Quindi Marco, un ben venga alla tecnologia, e quantomeno ci fa viaggiare virtualmente, ci, insomma, permette di sognare. Però adesso passiamo al tutorial digitale, oh, che oggi tu ci insegnerai a fare che cosa. Sei pronta? Non lo so. Mi devi aiutare, però non hai bisogno di aiutare. Allora, l'idea è quella, sì, di utilizzare delle cose digitali per fare, adesso vi svelo che cosa, per fare delle bomboniere, eh? Sempre a costo bassissimo, come piace a noi. E allora vi faccio vedere, siamo per esempio, in tema di, per esempio, cosa si può ottenere, cosa si può ottenere con una pistola a colla calda, ok? Aiuto! Un po' di colori, vedete? Mamma e mia, alcune mollette e delle cuffie. Dice, come se la fai una bomboniera così? Allora, innanzitutto consiglio di non usare queste mollette perché sono un po' così, poi sono di plastica, non vanno bene. Mentre queste qui invece vanno molto bene. Quelle per fare legno, cosa? Va bene. Per fare cosa? Per fare una bomboniera. Allora, sei pronta? No, come no, vai? Ma io sono curiosissima. Sei molto artistica? Anche perché con sei queste artistica? Cose... Ma facciamo una cosa. Proprio... Adesso, vabbè, guarda, metto un pochino d'acqua, ma proprio un goccino. Pure. Senza fare troppi danni, ecco, e vai, prendi tu il pennello, prova, attenzione, non ti sporcare tutta di colori, e comincia a dipingere un po' questa molletta piano piano, così, fai un po' di colorini, ah, che bella, poi questo qui fa, se vai col giallo fa un suono diverso, prova, giallo fa, capito? Lei è sempre, no, rosso, vabbè, sei riuscita a fare, poi lei, passa, so, non mi preoccupate, la fai tutta colorata, poi prendi le cuffiette, vabbè, le è venuta cuffiette, tutta fucsia, vabbè, perché noi non qua prende, siamo, mi sono troppo, ci vuole più tempo, no, noi qui stiamo solo dimostrando, prendiamo delle cuffiette a caso che compriamo, cioè, è venuta una cosa alcune orrenda, costano, però, le bellissime, perché io non sono capace, la venderanno, non per altro, la venderanno a miliardi nelle mostre fatta da Ingrid. Allora, ecco, hai fatto altre opere d'arte prima, perché ti vengono bene. Ti dico. Allora, praticamente prendi la molletta, la arrotoli e così può sembrare, diciamo, a parte il tuo fantastico disegno, un po' una cosa un po' così, come dire. Invece, quando ci si impegna e ci si mette impegno, vengono così, che è già molto meglio, devo dire, con tutto il rispetto, sì, per la tua creazione. Beh, perché vorresti dire, scusa, che la mia non è venuta bene? No, dico, se la si arrotola bene, sì, con un disegno così, con delle mollette di legno, si ottiene una sorta di regalino da dare in occasioni come appunto cresime, battesimi, eccetera, eccetera, che può piacere o meno, ma sicuramente beh, abbastanza cuffie, economico, e in più ci si ritrova con delle cuffie, qualcosa comunque di veramente è un regalo economico, utile, quindi a costo brava, zero, brava, ed brava, utile appunto, quindi cosa, interessa molto, giusto, visto che... Insomma, va bene. Adesso leggiamo la mail di Mauro che ci scrive: buongiorno, sono un imprenditore a cui hanno consigliato la social caring. Potrei sapere di che cosa si tratta? Grazie e buon lavoro. Innanzitutto, che cos'è, ottimo, la social caring? Ottimo. Che... La social caring è quella attività, è quel genere di utilizzo della tecnologia per scopi sociali, e quindi per esempio applicazioni che possono aiutare i disabili a vivere meglio, applicazioni che possono aiutare gli anziani per, non so, trovare una badante, piuttosto che, sono tutte applicazioni che normalmente rientrano nelle normali applicazioni, ma anche dentro il grande mondo del social caring. Caring in inglese vuol dire prendersi cura, quindi prendersi cura del sociale attraverso ovviamente il digitale, che è un po' il tema che piace a noi e di cui trattiamo nella nostra rubrica. Certo, ed è anche periodo di matrimoni, come suggerivi prima, appunto, siamo passati dalle bomboniere, no, che andrebbero bene comunque per diverse occasioni, a invece la scorsa settimana il tuo avatar si è improvvisato wedding planner. Allora, questa settimana però parliamo di un'applicazione che ci aiuta ad organizzare quindi il proprio matrimonio in maniera semplice, perché no, anche divertente. Sì. Perché in sostanza una delle applicazioni che avevo fatto vedere la scorsa puntata era proprio questa Zankyou, che nella fattispecie il mio avatar, esatto, ecco, non io, ops, non lapsus, tu lapsus, non ero io, non ero io, che aveva fatto vedere questa applicazione, però parli per lui, certo, esattamente, per condividere le foto, sì, del proprio matrimonio. Ma in realtà poi, guardandola bene, ho scoperto che questa Zankyou, sempre gratuita, permette di organizzare tutti gli aspetti del matrimonio, cioè? E quindi anche
anche gli ospiti, la lista degli ospiti, tutti i servizi che ti possono servire. Ma ti trova anche il marito? Ti trova il marito, questo ci vuole un'applicazione separata. Un'altra. Ce ne vuole un'altra, vabbè. Che peccato, Marco, è finito il tempo a nostra disposizione, ma ci diamo appuntamento naturalmente sabato prossimo. E io continuo a ricordarvi che se volete seguire Marco Camisani Calzolari basta andare sulla sua pagina Facebook, Marco Camisani Calzolari. Like, grazie Marco. Grazie a voi, grazie a te.